Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Roots e bentornati sul canale. Oggi ragazzi, nuovo video a tema Assassin's Creed. Ci eravamo lasciati ovviamente ragazzi con Assassin's Creed Mirage e ovviamente con le news inerenti all'uscita di Assassin's Creed Jade. Ma nei giorni scorsi, ovviamente settimana scorsa, sono state news ovviamente su quello che è il progetto di Codenames. Se vi ricordate, ragazzi, c'è stato un mega annuncio tempo fa, anzi ormai diciamo anche l'anno scorso, riguardante le uscite post Mirage, chiaramente con l'uscita di tutti i vari videogiochi sulla piattaforma anche Infinity, che è quella che dovrebbe un pochettino fare da Animus. Ma ora ragazzi, prima di parlare appunto delle news, sigla e poi ci vediamo con il video. Eccoci di ritorno, ragazzi, tuffiamoci con l'analisi delle prime news che ci sono state su Assassin's Creed Codename X. Ovviamente, ragazzi, era stato annunciato come praticamente un teaser trailer in realtà, dove se vi ricordate c'era appunto il logo degli assassini molto incentrato su un tema bucolico, più che altro magari anche stregonesco, tanto che sicuramente ai più e a me per primo era venuto in mente, al di là delle varie campagne legate all'Irlanda appunto con Valhalla, soprattutto nella parte del DLC con Eivor in Irlanda, quindi magari rituffarsi in quella tematica lì anche per un ricollegamento. Ma andando avanti, ovviamente era tornata la tema della stregoneria, un po' della paura con quello che era appunto Assassin's Creed Syndicate e tutte lo spin-off appunto di Jack lo Squartatore. Ovviamente se non avete giocato, nel senso, ve lo consiglio da questo punto di vista, per avere dei vari dettagli se non avete giocato. Comunque, che cosa sappiamo, che cosa sono uscite di news importanti? Allora, con Codename X noi abbiamo quello che è l'uscita, che dovrebbe essere nel 2026, ma ovviamente c'è sempre un po' un ma, perché chiaramente potrebbero posticipare, tanto che anche Jade doveva uscire nel 2024, probabilmente verrà rinviato al 2025, per cui lì sa un po' da analizzare. Il gioco farà parte di quella che è la piattaforma Infinity, per cui ragazzi, supponiamo anche che, tra virgolette, la piattaforma Infinity non è ancora uscita, quindi noi ancora non abbiamo dati importanti. Però da questo punto di vista rimane quelle che sono un pochettino l'ambientazione che ci è stata detta appunto da Jason Schreier, che il gioco dovrebbe essere ambientato nell'Europa centrale nel XVI secolo, quindi nel pieno della caccia alle streghe. Quindi un pochettino c'è la citazione chiaramente a quello che ho detto della stregoneria. La protagonista dovrebbe essere singola e dovrebbe essere appunto tale Elsa. Chiaramente Elsa ha un nome che ricorda effettivamente la tematica della stregoneria. Mantiene quello che dovrebbe mantenere sempre un po' il legame con l'esplorazione, e da questo punto di vista un pochettino come stanno facendo gli open world ultimamente. Secondo me, e questa è una mia ipotesi, ci sarà un po' più legame con la parte degli Isu, che era venuto un po' a perdersi, se non ovviamente con Mirage nella parte finale, però lascio un pochettino il tempo che trova. Praticamente c'è questo leak dove si è vista un'azione di gioco dove la nostra Elsa possiede un gatto. La tematica ovviamente potrebbe essere legata al fattore come lo fa a possedere, per quello ipotizzato nel mondo di Assassin's Creed, possedere un qualcosa, una persona, altro si riusciva con la mela. Quindi dovrebbe avere, secondo me avrà un manufatto dell'Eden, per cui tornerebbe il concetto di caccia alle streghe, per cui vedremo. Questa è una mia chiaramente ipotesi. E ovviamente
torna un pochettino, giusto per chiudere, quella che è la tematica alla paura, come avevamo detto, rivista nel gioco Assassin's Creed Syndicate, soprattutto nella DLC di Jack lo Squartatore. Quindi da questo punto di vista molto molto interessante, che come commentiamo, ovviamente se vi ricordate, se avete mai giocato su Jack lo Squartatore, c'era un pochettino la tematica della paura e peraltro c'era lo sviluppo della paura dentro la Londra, appunto, che era diventata cupa rispetto a Syndicate, e quindi potrebbe essere un richiamo anche per cercare di tornare su un punto che era stato anche molto interessante nella disamina del gioco. Ora, che cosa mi aspetto da questo punto di vista? Molto bene. Questa tematica, secondo me, si dovrebbe tornare all'Isu, che è comunque un argomento della lore di Assassin's Creed che viene sempre un po' lasciato al tempo che trova, anche chiuso nei fumetti. Quindi, secondo me, ci sarebbe un gioco incentrato lì da questo punto di vista. Non so come poter apprezzare il gameplay a livello di combattimento, se c'è l'introduzione ovviamente di questi poteri, perché comunque alla fine. È da vedere, ovviamente Assassin's Creed, poi ragazzi con gli ultimi aggiornamenti, con gli ultimi anche poteri che aveva lo stesso Basim, cioè potevate fare di tutto, quindi anche un po' semplificato. Però è interessante vedere come andavano a trattare. Sicuramente un gioco che sarà un po' il capostipite, un po' il prova anche secondo me dell'Infinity Hub, perché poi ragazzi tutto qua si parla di tutto, ma ancora questa Infinity Hub quindi non è ancora uscita, quindi una piattaforma mistero, speriamo che non sia un flop ma che alla fine la facciano sul serio, anche perché comunque ci starebbe. Non è quello che attendo di più, anche perché è proprio Jade che è la novità secondo me assoluta, proprio per come l'hanno proposto. Per cui, ragazzi, io spero ovviamente che vi possa interessare questa news. Ovviamente fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate voi. E ovviamente se seguite Assassin's Creed, se ci avete giocato, se è noioso o comunque quello che volete. Io vi saluto e noi ci vediamo a un prossimo video.